that it feels right. Ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuto che è nuovo. Oggi ultimo episodio delle serie sfide, quindi senza perdere altro tempo ragazzi, iniziamo subito. Partiamo subito con il primo casello, vediamo che auto ci danno, che auto ci consegnano. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, supportate tutto ciò, quindi iscrivetevi al canale, mettete un bel pollicione, scrivetemi sotto i commenti cosa ne pensate e cosa, comunque, se avete visto tutti gli episodi, come vi siete trovati e non so, come vi trovate quando porto il gameplay, insomma, qualcosa del genere, insomma, ecco, un vostro parere un po' per tutto, perché io apprezzo i commenti molto molto tecnici. Ragazzuoli, dai, io direi che possiamo iniziare, vai con la prima. Vediamo, 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 ok, una Pontiac. Una Monaro? Non capito che macchina. Ah, una Vauxhall. Che teoricamente sarebbe la Pontiac GTO. Va bene, va bene. Priorità 5 ovviamente, perché ormai sono le ultime serie sfide, abbiamo la priorità al massimo. Va bene, concentrazione ragazzuoli. Sono appena tornato, quindi da una giornata abbastanza impegnativa e non ho ancora toccato controller oggi. Occhio. Come, già sbrigati così? Non è che è partito. Ui, attenzione. Che ce la facciamo, vai così. Dobbiamo recuperare più tempo, eh. Abbiamo ancora 29 secondi. Ecco, qua io non so mai dove andare. Se andare di qua o contromano. A tutte le unità, richiesta di assistenza riguardo un'alta velocità di marcia elevata. Attenzione il camion, evitiamolo. Ritardo minimo, il veicolo è stato segnalato. Beh ragazzi, in queste ultime sfide non vi dico che comunque non parlerò sempre, ok? Perché comunque arriverà il momento che rimarrò più concentrato del solito. Ma in questo caso che arriviamo sempre all'ultimo. Caccia la miseria. Madonna che non può. Oddio, non è che sia potentissima questa Pontiac, eh. Occhio. Dai, sto andando abbastanza bene, sto andando abbastanza bene. Beh, devo dire che comunque non è veloce, cioè non è potentissima questa Pontiac, però ha una manovrabilità. No! Vai, 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 che abbiamo poco tempo. Siamo più stretti, altrimenti non passiamo. Mi sa che non ce la faccio, raga. Mi sa che non bisogna colpire nessuna auto. Ce l'ho fatta per 60 millesimi di secondo. Ci voglio credere. Ecco. È arrivata la polizia. Sto cercando il veicolo ad alta velocità. Non ci voglio credere, sono riuscito a uscire. E praticamente il quarto casello è a 2 minuti di distanza. Mi sto rendendo conto ragazzi che questa Pontiac nelle curve strette è praticamente inguidabile. Porcaccia la miseria. Fatemi concentrare, vediamo se riesco a recuperare quei secondi persi bloccato sul pilastro. Ma credo di no, raga. In tal caso, qua raga, sicuramente la riavvierò un sacco di volte. Riavvierò le sfide un sacco di volte. Beh ragazzuoli, ovvio, comunque sono le ultime sfide, sono le più difficili da fare. Magari riesco a passare, vediamo. Proprio curioso di sapere. Levati, si sposti, si sposti, si sposti. Siamo al 63%. No raga, mi sa proprio che non ce la faccio ad arrivare in tempo. Che ansia. Levati, levati. 12. Aggiornateci appena potete. Non riesco a stare dietro, il codice 6 sta causando problemi. Porco Giuda, c'è anche la polizia che rompe le balle. 50 secondi, no, mi sa che non ce la faccio, raga. Dai, 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 30 secondi, non so dov'è il casello. No, no, raga, non ce la farò mai, non lo vedo nemmeno il casello. Non lo vedo nemmeno il casello, raga, non lo vedo nemmeno, mancano 20 secondi e non lo vedo nemmeno. Porcaccia la miseria. Eccolo, lo vedo, lo vedo. Vai, 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 che ce l'ho fatta a recuperare, ce l'ho fatta, non ci voglio credere. Mamma mia ragazzi, abbiamo recuperato anche un sacco di tempo.
Non ci voglio credere. Manca l'ultimo casello. Vai, 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 vai. Per questo che vi dico, mai demordere, ragazzuoli, mai demordere. Vai. Il volo della Pontiac. Oh mio Dio. Non mi mettete in mezzo, vi prego. Non vi mettete in mezzo perché è proprio qui l'ultimo. Lo vedo, lo vedo. Vai, 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 che ce la facciamo. Ulle. Mamma mia, nel penultimo casello, ragazzi, ero quasi sicuro che non arrivavo in tempo. Non arrivavo in tempo. Però ce l'abbiamo fatta. Dai, passiamo subito alla seconda. Per completare la sfida devi evitare 10 strisce chiodate e seminare gli inseguitori. Ah, bene, molto bene. Vabbè, priorità 5, quindi ci mettiamo. Ah, ma partiamo già dall'autostrada, quindi è molto comodo. Quindi con la Pontiac dobbiamo scappare dalla polizia ed evitare 10 strisce chiodate. Proviamoci, proviamoci. Ok, ci siamo. A manetta. Beh, ragazzuoli, ovviamente è meglio che io rimanga qua. Qua sull'autostrada, così almeno è più semplice comunque allargarsi per evitarle. E poi una volta che abbiamo fatto comunque la pietra miliare, possiamo uscire dall'autostrada e cercare di seminarli. Gli inseguimenti qua mi sa che si fanno abbastanza più difficili. Comunque, ragazzuoli, non registro tutto l'inseguimento. Ci becchiamo mano a mano che faccio le strisce, dai. Una è andata, molto semplice perché avevo la rampa di uscita e di entrata dell'autostrada. Attenzione, mi sa che vedo dei rhino. No, non sono rhino. Con la seconda anche è andata. Beh, ma se continuiamo così, top. Il volo. Andiamo con la terza. Perfetto. Ecco la quarta, avviciniamoci così ce la dà. Perfetto. Vabbè, ma dai, ragazzi, è facile allora, dai. Il problema poi sarà fuggire. Ecco, ecco gli altri chiodi. Permesso. Ok, siamo a metà strada, dai. Ce ne mancano altri 5. Ecco un'altra. Stai a sinistra. Molto bene. Oh, però sta Pontiac. Spinge bene, eh. Boh, me ne mancano 4, raga. Dai, 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 dai. Ok, ci siamo. Siamo un po' nella cacca, raga. Siamo arrivati a 7 su 10. E sono arrivati anche lì forzi. Nulla, ragazzuoli. Ci teniamo duro. Poi bisogna anche scoprire come passare nei vari blocchi. No, questo non è avere strisce chiodate. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Eccola, eccola. Porco Giuda, no, non ti rivoltare. Vai, 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 scappa, scappa. Madonna mia, che rischio, che rischio. Attenzione. Madonna mia. Mi stavano sudando le ballette. Che rischio. Mamma mia. No, è sub, no. Torna indietro, torna indietro, torna indietro. Vai, 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 vai. Vai, inversione di marcia. Niente, ragazzuoli. Più si va avanti, più diventa difficile l'inseguimento. Mamma mia. Eccolo, 9, dai, manca l'ultima. Vaffan bagno. Manca l'ultima, manca l'ultima. Eccola qui, eccola qui. Olè. La pietra miliare l'abbiamo fatta, raga. Allora devo solo fuggire. Devo uscire da questa autostrada. Assolutamente, devo uscire. Non l'ho colpito. Sì, è andata, è andata, è andata, è andata. Codice 6 perso, ho ritardo. Vai, vai.
tutte le unità impegnate nell'inseguimento. Il sospetto è stato avvistato l'ultima volta verso nord. Dopo... Mamma mia, ragazzi. Quadrante autorizzato. Unità aggiuntive pattuglieranno il perimetro. Ce l'ho fatta. Non so quante volte l'ho riavviata, ragazzuoli, ma ce l'abbiamo fatta. L'ho riavviata un sacco di volte. Sarà più o meno 4-5 volte che riavvio questa sfida. Dai, passiamo alla prossima. Ok, ecco la corsa tra caselli. Ok, la prossima è la classica corsa tra caselli. Miglior tempo di 7 minuti. Va bene, vediamo che auto ci danno. Vai. Cos'è? Oh, una CLK 500, ma sul serio? Ok, va bene. Andiamo. Completamente tutta originale. Boh, penso che le prestazioni non siano originali. Cioè, nel senso, le modifiche prestazionali non siano originali. Cioè, il motore non sia originale. Però esteticamente sì. Sarà una figata dopo fare l'inseguimento con questa, ragazzi. Sembra più un'auto del... un'auto dei politici, oppure avete presente l'auto tipo l'FBI? La polizia borghese, madonna mia. Attenzione, distretto costiero. Abbiamo ricevuto la... Tieni un attimo la strada. Sono stravolto, raga, sono distrutto dopo quell'inseguimento, sono completamente distrutto. Non so più neanche cosa dire. E dai, però. Niente. Levatemi dalle balle, dai, su. Sì, ho capito, ma il problema è che non ci arrivo neanche al primo casello. 30 secondi, non so dove sia. Tutte le macchine le ho prese io. Sono dietro l'auto pilota. Si sta allontanando. Inseguimento codice. No, raga, mancano 10 secondi, non lo vedo nemmeno il casello. Non lo vedo nemmeno il casello. Eccolo, eccolo, eccolo. Vai, 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 che lo prendo. Sì, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Vabbè, la polizia oramai, raga, non è... oramai ci ho fatto l'abitudine. Dobbiamo concentrarci un po' di più sulla gara. Niente, continuano a piazzarmi. Maledetti civili. Levati che mi rallenti e basta. No, vabbè, così non ce la faccio, però. Dovete levarvi dalle balle. No, manca 10 secondi, come faccio? Mi hanno bloccato. Vabbè. Zulu 4. Richiesta di aggiornamento della situazione. Non si vuole fermare. Vai, vai, dai, stavolta che lo prendo. Ma come... dove cavolo è? Eccolo, eccolo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Sono... Perché stavolta lo prendo, ho anche recuperato tempo. Ancora codice 3, prova a rimanere con lui. Vai, dai, concentrati, concentrati, raga. Altrimenti queste sfide non le finiamo più. Belli concentrati. Tutto qua. Vai. Mamma netta, non diamo retta alla polizia. Siamo concentrati sulla strada. Vedi che piano piano stanno concentrati. Ecco. Recuperiamo sempre più tempo. Oddio, con questa cavolata che ho fatto. Mica tanto, eh. Vai che li ho seminati. Non so neanche come ho fatto, ma li ho seminati. Lo vedo, l'ho ripreso. Niente, vabbè. Dai, 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 dai. Eccolo lì dov'è. Facciamo sto curvone. Quanti sto... 9? Ma come 9 caselli? Me ne sono accorto adesso, raga, 9 caselli bisogna fare. No, ma voi siete fuori. Porco Giuda. Oh no, usciamo dall'autostrada. Vai, 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 guida pulita in città. Madonna, quanti civili che hanno messo. No, sì. Frenasse sta Mercedes. Ci ha evitato, siamo ancora in corsa. Via, 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 via. Andiamo all'interno.
Non so quanto duri questo episodio, raga, ve lo dico in ogni episodio delle serie sfide. Meno male che questo è l'ultimo. Oddio, ho distrutto un'auto della polizia. Vai. 20 secondi. Vai, meno male che c'era il civile che mi ha frenato. Vai, a manetta. Vai, buono. Siamo a 5, raga. Ne mancano altri 4. Mamma mia, io non ci credo. Lunghissimo sto casello. Sicuramente ve lo taglierò, raga. Risposta negativa, non rallentate. Rimanete con lui fino al nuovo ordine. Ok. Vai col sesto. Occhio qua. Eccolo qua. E siamo a 7. Non riesco a stargli dietro, lo sto perdendo. Il prossimo è distante, 1 minuto e 13 secondi. Siamo su di lui, siamo su di lui. Frena, frena, frena. Porco Giuda. Vai. 8, manca l'ultimo, raga, manca l'ultimo. 30 secondi per raggiungere l'ultimo. Dai. No! No, non mi devo far bloccare. Ecco, lo vedo dopo queste curve qua. Mamma mia. Un attimo, lo dai, ultima curvona, ultima curvona. Non vuole fermarsi. No, che mi fermo. Vai, ultima curva sinistra. Vai. Boh, 7 minuti di gara, raga, 7 minuti. Vai, andiamo alla prossima. Allora, per vincere la sfida dovrai scambiare un po' di vernice con 20 differenti veicoli della polizia. Ok, quindi bisogna colpire 20 veicoli della polizia. Naturalmente, dopo dovrai seminare gli inseguitori. Naturalmente. Vediamo se sto CLK500 negli inseguimenti aiuta. Sperando. Dai, andiamo. Olle. Si parte. Beh, 20 non sono tanti, a dire il vero, in priorità 5. Non è infattibile come sfida. Il problema dopo sarà fuggire. Circondiamo il veicolo e proviamo con un 1075. Dobbiamo fermarlo. No, questo l'ho già colpito. Ok, 3. Con la quarta. No, l'ho già colpita, mi sa questo. Ah no, non l'avevo colpita ancora. 5. Dai, me ne mancano soltanto 15. Tu vai, tranzollo. Tanto vado di qua che poi se riesco a sfruttare ancora lo stadio per fuggire. Lo stadio, raga, è la nostra salvezza. Lo stadio è la nostra salvezza. Oddio, sub. E siamo 6 però. Ci ha aiutato con la pietra miliare. Molto bene. No, non l'ho preso. Dove vai? Scusa, zio. Ok. Approfitto per i blocchi. Olè. È ora di agire. Il sospetto è riuscito a fuggire. Siamo a 7. Siamo ancora a codice 3. Ci è sfuggito. 9. Siamo per un altro veicolo. 10. Ok, apritevi. Noi cerchiamo di inchiodarlo. 11. Dai. Ok, sub. 12. No, me l'ha data quella. Allora, sto cavolo di elicottero maledetto. Oddio, cosa è successo? No, non ci voglio. Vai, ce l'ho, mamma mia. Oddio. Il golf. No, è sul campo da golf. No, dai. Ok. Non fa esplodere questo. Maledetti. No. Dai, non c'è tempo di slittare. Ok, c'è un blocco. Lo sfruttiamo. Zulu 4. Date
c'è un aggiornamento appena possibile. Fatto, non ti... Ho fatto pressione al blocco. E siamo a 13. Siamo sintonizzati sull'inseguimento, abbiamo sparato la sua possibile via di fuga. Ok, ci siamo. Serviamo in 2 o 3 km. Olle! Ovviamente ragazzi l'ho riavviata di nuovo perché mi hanno beccato. Però ci siamo, dai, abbiamo completato la B3 miliare questo giro. E ora devo solo fuggire. Sono stravolto, raga. Voi non vi credete, ma comunque queste cose stravolgono un botto. Perché comunque ci passi le ore per completare queste sfide, perché sono davvero difficili da fare. Dai, usciamo da qua. Sfruttiamo gli spezzi di seguimenti per darci la gamba e vediamo se riusciamo a fuggire. Vai, vai, che ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. No. Andiamo di qua. Dai che non ci ha visto. Molto bene. Il problema è che non posso tornare indietro adesso. Posso andare alla zona dei camper per prendere la copertura. Vediamo se riesco a raggiungere senza essere visto di nuovo. Ok, vai, vai, che forse ce l'abbiamo fatta. Dimmi di sì. Vai, 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 vai. Ma la data è la nostra copertura. Ok. Mamma mia, ragazzi, ci ho messo anche di meno, se non sbaglio. Quest'ultimo tentativo ci ho messo di meno. Testimone l'ha identificato. Comunque l'abbiamo passata, dai ragazzi. Passiamo alla prossima. Ragazzoli, ci siamo, se completiamo questa siamo a metà percorso verso la fine delle nostre serie sfide, delle nostre sfide. E va bene ragazzi, andiamo a fare quest'altro casello e scegliamo. Aspetta che sposto il cursore che può dar fastidio. E scegliamo, vediamo che macchina ci danno. Sono distrutto, sono distrutto. Vediamo che macchina ci danno. Una Fiat Punto, beh è normale ragazzi, ci deve ricordare, ci devono ricordare che anche noi abbiamo una Fiat Punto. Siamo così obbrobriosa però ragazzuoli. Ok, stavo cercando di capire qual era il tasto per guardare indietro e non me lo ricordo più, vabbè comunque non importa. Concentriamoci. Ah, così proviamo anche la nostra Punto potenziata e vedere un po' come sarà, no? Devo dire che manovrabilità è una cosa impressionante. Mamma mia. Bellissima. Attenzione canale 3. Anche se rosa e grigia, raga, fa schifo. Fa letteralmente 8 secondi, vai 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 vai. Bellissimo. Vai, concentriamoci. Quanti sono? 5. Dai, perlomeno dura. Dovrebbe durare di meno il casello. Se sono. Cioè, la gara. Se sono meno caselli. Però. Bisogna vedere. No. Qual è la distanza tra uno e tra l'uno e l'altro di casello, eh? Ma il prossimo è 2 minuti, quindi è bello distante. Vai, vai. No, dai, ti prego. Per il seguimento con la Fiat Punto sarà epico, raga. Sarà epico. Madonna mia. Qualche civile lo posso anche evitare, però, eh. Ma che ce l'abbiamo fatta a fuggire dalla police? A non farci beccare. Eh no, niente, però è inevitabile. È inevitabile, raga, è inevitabile. La polizia deve... dai, però. Deve per forza rompere le balle la polizia. Dove cazzo? Mi stanno facendo passare. Oddio. Mamma, stiamo facendo la gara di prima, ma è al contrario. Ho 15 secondi per raggiungere. Vabbè. Mi sto avvicinando ad un veicolo che corrisponde alla descrizione dell'auto segnalata. Attendere mentre controllo il veicolo. 10-4, 10-4. Vai, 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 vai. Sì, ce l'ho fatta. Madonna mia. Sì, però non ce la farò mai entro 30 secondi a raggiungere quell'altro. Perché quando arrivo ai 17 millesimi di secondi all'ultimo casello non ce la farei mai a recuperare il prossimo. A meno che non c'è nessuno che rompe le balle e riesce a guadagnare tempo per raggiungere quello dopo.
qui Bravo 2-5, ho 4 unità. Porco Giuda, no. Disporremo al quadrante statico a nord-est dell'ultima. Vediamo se con questo tempo che ho recuperato riesco ad arrivare a quel maledetto casello, perché è già la quarta volta che ci provo. Non riesco ad arrivarci, ad arrivare in tempo al terzo casello. Forse perché sbaglio strada, adesso voglio provare ad andare a destra. Ecco, vado a destra stavolta. Modificate la posizione in base alle necessità, ulteriori dettagli saranno inviati sui vostri schermi. Vai a manetta. Ok, stavolta l'ho preso. Prima non riuscivo a prenderlo, raga. No, non ci voglio credere. Ma sta polizia proprio, mamma mia. Ho perso ancora quei secondi preziosi che ho recuperato. Maledetti. Un attimo, l'ho perso. A tutte le auto in azione, sospetto visto l'ultima volta verso sud sulla Hastings Road. Vai a manetta! Ancora codice 3. Mi ha appena superato. Levati. Manca l'ultimo casello, raga. L'ultimo casello, ci siamo. C'è sulla destra. Vai. Ce la facciamo? Ce la facciamo che terminiamo anche questa? Sì, vai così. Ok. E ufficialmente siamo a metà percorso, raga. Vai, andiamo a vedere cosa dobbiamo combinare con questo appunto adesso nell'inseguimento. Ok, ragazzuole, ci siamo. Totalizza un costo per lo stato di almeno 200.000 dollari e 6.000 in seguito per vincere la sfida. Va bene, siamo alla 66esima. Vai così, andiamo col nostro punto. Vediamo se riusciamo a fare questa pietra miliare. Vai. Si parte? Attenzione a tutte le pattuglie. Abbiamo degli agenti sulle tracce. Vai, 200.000 di costo per lo stato. Vabbè, raga, cominciamo a colpire macchine, coso. Il sospetto è su un'auto sportiva rosa. Vai, morite tutti qua. No. Oh. Ma cosa? Vai così? Vai così? 110.000, ho rischiato parecchio però. Qua c'è uno spezzo di seguimento, dov'è? No. Boom. Vai così. Vai così, siamo a 36.500. Stavolta vi fottete. Stavolta non la prendo. Anzi, vi mangiate una bella ciambella. No, non l'ho presa. Ma come? Non l'ho colpita. Non ho colpito la ciambella. Vabbè, non importa, va. Vediamo. Dai, raga, ci sentiamo più tardi. Così almeno mi porto avanti. Perché qua non è che c'è tanto da vedere. È sempre il solito inseguimento. Devo solo fare 200.000 di costo per lo stato. E siamo a 60.000. 63. Oddio. Abbandoniamo l'inseguimento. Oddio. Che rischio. Il rischio. Oh madonna, adesso qua c'è un blocco stradale. Come lo passo? Da qua. Lo passo da qua, nessun problema. Vai, tiriamo giù sta stazione di servizio. Tanto non ci sta. Niente. Scherzavo. Dobbiamo fermarlo. Madonna mia, questo punto! Che soddisfazione che mi dà questo punto! Tutte le punto in Boss Fantasy mi danno soddisfazione. Basta. Sarà anche quella che useremo in Carbon. Attenzione. Buono. Molto bene. No. Vai, tiriamo giù il teatro. Case. Cattivo. 150.000. Mamma mia, quanto tempo ci stiamo mettendo? Dai. Vai. Sumo, spingiamo uno per entrare nel blocco stradale. Bellissima, questa è una tecnica che imparai. Dai. Metti la cera, togli la cera. Ma cosa capite voi? Lascia fare. Vediamo se riesco a tirare giù cross. Ule! Sì, però dobbiamo... No, ce l'abbiamo ancora dietro, cross. Maledetto. Ora la pietra miliare l'abbiamo completata, ora devo solo fuggire. 33, mandate qui
ultime parole dette. Ok, Zulu 4. Attenzione. Unità di terra in avvicinamento, pronta all'azione. Cross, vieni qua. Vieni qua, Cross. Sì, no, l'ho eliminato, l'ho eliminato. Novità da terra sulla sua posizione. Vai, 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 vai. No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sì. Che non mi vede? Dai che non mi vede. Dai che non mi vede. Sono sotto copertura, quindi non può vedermi. Non può vedermi. Sì. La soddisfazione più bella, raga, è far esplodere Cross. Ragazzuoli, a parte che abbiamo fatto quasi 2 milioni d'Italia. Anzi, no, quasi 3 milioni d'Italia. Oh, dai, continuiamo con la prossima sfida. Allora, attenzione. Attenzione, questo è il percorso più lungo tra gli eventi della blacklist. Devi raggiungere l'ultimo casello prima dello scadere degli 8 minuti e 50 per vincere la sfida. Ma con che macchina? A parte il fatto che siamo alla terz'ultima sfida, ragazzi, Vai, andiamo a vedere che macchina ci danno. Che macchina? Lamborghini Gallardo, mamma mia. Bruttina così, però, con questo kit qua non mi piace tanto. Che cosa? Raga, 12 caselli. What the? Quindi bisogna fare tutta la gara in meno di 8 minuti e 50. No, vabbè, raga, voi siete fuori di me, di testa proprio. Raga, qua devo tagliare per forza la gara. Guarda, della... Non penso i 10 minuti, E qua non sono neanche partito, già sono scattati i secondi da countdown. Vai. Sfondiamo tutto. Porcaccia la miseria. A tutte le unità, un ricercato accusato di aver causato diversi incidenti. Ecco, il civile proprio lì dovevano mettermelo. Madonna mia. Cogiuda. Chiedere l'intervento di una pattuglia? Raga. 12 caselli, ma voi siete fuori lì, melone. Riesco anche a prendere il secondo, perché ne faccio 12. Guarda, 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 guarda. Non lo prendo, Lo prendo, sì, lo prendo. Madonna. Eccola là. Ovviamente ho riavviato la gara. E abbiamo la polizia a rompere le balle. Vediamo di non beccare nessun camion stavolta. Oh, il prossimo casello siamo a metà gara, Ho anche seminato la polizia. Buono, buono. La rottura in meno, più pensare. Non è vero. Non l'ho seminata neanche pagandola. Sì, l'hai raggiunto, ma si è finito contro il muro. No, il camion, via! Mamma mia! Occhio, occhio! Permesso, permesso! Fatemi spazio! Ho un casello da prendere! Oh no! Bellissima questa uscita! 10, dai, ne mancano 2! E siamo 11, manca l'ultimo, raga. Ho 1 minuto e 20. Vai, vai, che stiamo andando da Dio. Ci siamo, sì, questo qua lo conosco, è qua davanti. Vai, 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 vai. Eccolo, eccolo. Ce l'abbiamo. Tutti e 12 caselli. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vai, andiamo alla prossima sfida. Lanciati in inseguimento di almeno 30 minuti senza farti prendere. Mezz'ora di inseguimento, fra. Oddio. Poi dovrai anche seminare l'inseguitore per vincere la sfida. Proviamoci, raga. Però prima vado in bagno e poi andiamo. Ci siamo, raga. Attenzione a tutte le pattuglie. Mezz'ora di inseguimento. Proviamoci. Questo è davvero difficile. Oh madonna, mi sono bloccato. Ah no, c'è un passaggio.
Ragazzuoli, ci aggiorniamo più avanti perché non sto qui a registrare mezz'ora di inseguimento, ragazzi. Ecco il nostro sospetto, lo abbiamo. Ok, in fretta, circolare. No! Alla sua sinistra! È 3 ore che giro! Raga, sto impazzendo, è già la 10ª volta che ci provo. Arrivo a massimo di 7 minuti e poi dopo lì continuano a farmi dei blocchi quasi impossibili da passare. Questo l'ho preso male. Dai, oh, vedi, io ci provo e ci riprovo e ci riprovo, non mollo, raga. Raga, sono quasi 10 minuti di inseguimento e sto per arrivare a priorità 6. È devastante sta sfida, è devastante, raga. Devastante. Sto per arrivare a priorità 6, non ci credo nemmeno io. Forse dovremmo abbandonare l'inseguimento. Ci siamo? Ci siamo? Priorità 6! Tutti neri, raga! Ci sono i SUV che ti inseguono adesso e ci sono le corvette nere! Pazzesco! No, vabbè! Ho avuto fortuna questa volta, sarà il 50° chiodo che evito. E siamo a 10 minuti di inseguimento, raga. Devo farne altre 20 di minuti. E sono in priorità 6. Non so quanto posso resistere. Ci provo. 15 minuti, raga, sono a metà strada. Sono a metà strada. Dai, dai, che ce la stiamo facendo. Il problema, ragazzi, adesso è fuggire. Porco Giuda. C'è un piccolo problema, però. Porcaccia la miseria. Sì, sì, va che ce l'ho fatta. Ho completato la sfida, raga, però adesso sono arrivati anche i rinforzi, ma poi, porcaccia la miseria. Vediamo se riesco a sfruttare lo stadio, ma non credo. Ho appena preso un colpo laterale da sospetto. Vai. Ti prego, dimmi che li elimino un bel po'. Sì, sì, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Non ci credo, dov'è? Vai. Non mi puoi vedere. Codice 6 è stato avvisato. Bravo. L'ultima volta verso sì. Sullo svincolo dello stadio. Predisposizione quadrante. Madonna, raga. $8.255.000 d'Italia. Ho iniziato a fare questa serie e alle 2 del pomeriggio e sono le 5 di sera. Per dirvi, giusto per dirvi sta roba, e devo ancora editare il video e devo ancora caricarlo sul canale. Cosa non faccio per voi, raga? Iscrivetevi al canale perché sennò vi vengo a cercare a casa. La cosa che mi preoccupa di più è che questo non era l'ultimo inseguimento da fare, difficile, ma adesso c'è l'ultima sfida. In questa prova sarai inseguito da subcorazzati. Questa è la sfida più difficile della serie. Porta la tua taglia a 500.000 e semina l'inseguitore per completare la sfida.
Quindi avremo solamente i subcorazzati. Proviamo. Io sono pronunciato da mezz'ora di inseguimento. Non so se ne ho le forze, non riesco neanche più a parlare per fare questa maledetta sfida. Però raga, vi ho promesso che le portiamo tutte e mantengo la mia promessa. Vai con l'ultima sfida di questa serie. Con che macchina ho? Oh mio Dio! Ma no, raga, una Camaro SS! Sul serio? Ma c'è nella tua concessionaria la Camaro SS nella carriera? Non credo, raga. Circondiamo il veicolo e proviamo con un 1075. Dobbiamo fermarlo. Oh mio Dio. Non ho ancora guardato se ci sono i sub. Sì, sono tutti sub, raga. Non ci credo. In priorità 7. Quindi priorità 7 praticamente siamo... Sono solo sub. Ma che macchina è sta roba? No, raga. Devo portare la taglia 500.000 se non sbaglio, sì. E poi posso seminare. Vabbè, raga, mi porta avanti. Poi... Oh mio Dio. Oh mio Dio. Mi vogliono bloccare. Mi vogliono fare muro. Traino 3-1. Aggiornateci appena potete. Mio Dio. È lentissima comunque come auto, eh. È molto molto lenta. 210.000. Raga, io direi che possiamo abbandonare l'autostrada. Ma no, guarda, magari questo inseguimento lo tengo tutto. Vediamo se riesco a tenerlo tutto. Bisogna vedere poi se nel video ci sta. Cioè nel senso, non voglio fare un video da 2 ore, raga, perché io sono qua da 3 ore e passa. No, appena attraversato la stazione. Madonna, è guidabile sta macchina, è guidabile. Non l'ho neanche visto i chiodi, fra. Il radar è stato inutile, ne serve un altro, subito. Vediamo se riesco a stare interno. 330, dai, manca 200.000 di taglia, poi ci siamo. Vai. Ma è bellissima sta Camaro. Peccato che sia un po' lenta, Ci sono... No, bastardo. Vai, non ti fermare. Devo andare in zona dove ci sono gli spazi in seguimenti, raga, perché ormai la taglia ce l'abbiamo, 420.000. No, ho fatto la minchiata. Vai, 480. Ok, la sfida l'abbiamo completata. Il problema è ora è seminarli. Cioè, nel senso, fuggire. E adesso è fattibile come cosa, raga. Perché c'è solo un sub che mi segue. Oh, merda. Vai. Torna indietro. Non ci credo. Non ho uno spezzo in seguimento. Non ce la faccio. 40 secondi non riesco ad arrivare. Dai. No, raga, mi arrivano altri rinforzi, non ci voglio credere. No. C'è molto traffico, rallentate e aspettate che l'aria sia stata sgombrata. My gosh. Ui, buono, vai. Il camper. Vieni qua. Annullare l'ultima comunicazione, lo vedo. Sì, vai, frena. Vai. Perso. Pattugliamo la zona. Vai. A tutte le pattuglie. Non ci credo. Nell'inseguimento codice 3. Sospetto visto l'ultima volta in direzione ovest, vicino alla North Bay. Il supervisore chiede l'immediata predisposizione di un quadrante. Il sospetto potrebbe essere in zona. Le unità rimangono in codice 6. Sì, raga, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo completata queste maledette serie sfide.
Queste maledette sfide, ancora mi sbaglio a dirlo. Oh, Dio mio. Ragazzuoli, allora, tutte le serie sfide le abbiamo terminate e spero che vi sia piaciuta tutta la serie delle serie sfide. Se raggiungiamo un totale di 100 mi piace sul video e un po' di visualizzazioni, vi porterò la Burger King Challenge. Se raggiungiamo i 100 mi piace sul video. Noi ragazzuoli ci salutiamo qui e noi ci vediamo al prossimo episodio di Most Wanted, perché c'è da battere ancora il secondo e Razor. Così completeremo anche tutta la carriera di Need for Speed Most Wanted. Ma se arriviamo a 100 mi piace su questo video, porterò la Burger King Challenge. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.